vi avevo preannunciato, nella lezione di oggi esaminiamo un intero progetto di ricerca e cercheremo di scomporlo in alcuni dei suoi elementi essenziali per capire come questo progetto è stato immaginato, come si è sviluppato, come è stato corretto strada facendo e a quali conclusioni ha portato. Il progetto di ricerca generalmente parte da una serie di premesse, di fatti noti, di punti di partenza. Importante tra questi il fatto che il nostro corpo, il corpo umano, ma anche quello di tanti altri animali naturalmente, è composto, tra gli altri tipi di cellule, da cellule terminalmente differenziate, cioè cellule che nell'acquisire caratteristiche specializzate perdono permanentemente la capacità di proliferare. Ci sono molti tipi cellulari di questo genere, per esempio cellule neuronali, in larga misura ma non completamente, l'abbiamo visto, cellule cardiache, molte cellule endocrine, le cellule del muscolo scheletrico e così via. Se noi fossimo in grado di riattivare il ciclo cellulare, di riattivare la proliferazione di queste cellule in maniera controllata, reversibile, naturalmente innocua, le ricadute in medicina rigenerativa sarebbero enormi. Immaginate la possibilità di rigenerare il sistema nervoso centrale, o il cuore, o il miallo endocrino e così via. Per fare questo, naturalmente, è necessario capire se e come sia possibile riattivare il ciclo cellulare in questo tipo di cellule. E per farlo bisogna prima di tutto scegliere un sistema di riferimento. Non possiamo lavorare su ogni tipo di cellula terminalmente differenziata. Dobbiamo scegliere oculatamente un sistema di riferimento che auspicabilmente sia rappresentativo di tutti gli altri tipi di cellule. Ecco, gli autori di questo lavoro hanno scelto il sistema muscolare scheletrico, cioè quello delle cellule muscolari, le quali possono essere mantenute in coltura come mioblasti. I mioblasti sono cellule già destinate a diventare cellule muscolari scheletriche, ma non ancora differenziate, ancora capaci di proliferare, e che possono in effetti essere espanse a piacimento fino a quando non si decide di indurre il differenziamento. Il differenziamento dei mioblasti è indotto semplicemente in coltura, sottraendo i fattori di crescita dal terreno di coltura. Il terreno di coltura, naturalmente, per consentire, per favorire la proliferazione cellulare, contiene fattori di crescita, di solito sotto forma di siero bovino fetale, perché è molto ricco di fattori di crescita. Nel siero ci sono molti più fattori di crescita che anche nel neonato e tanto più nella vita. I bovini sono animali grossi, quindi si prende il siero bovino piuttosto che di altri animali, perché se ne ottiene molto. Sottraendo il siero, quindi i fattori di crescita dal terreno di coltura, i mioblasti diventano miociti, cioè cominciano ad esprimere geni muscoloscheletrici, in pratica tutto l'apparato contrattile muscoloscheletrico, nonché le altre proteine che sono specifiche di questo tessuto, e inizialmente sono mononucleati, poi fondono fra loro a formare strutture sinciziali, multinucleate quindi, chiamate miotubi, che sono i precursori della fibra muscolare che si forma in vitro. Tanto i miociti quanto i miotubi normalmente sono terminalmente differenziati, nel senso che nel muscolo scheletrico, a differenza di altri tipi di cellule terminalmente differenziate, l'uscita dal ciclo cellulare è un prerequisito per differenziare. I mioblasti prima escono dal ciclo cellulare, favoriti dall'assenza di fattori di crescita, la cellula in assenza di fattori di crescita tipicamente arresta il proprio ciclo cellulare, e poi e solo allora può diventare il miocita e poi successivamente il miotubo. Bene, questi miociti e miotubi sono terminalmente differenziati, nel senso che resistono a una varietà di stimoli, sia esogeni sia endogeni.
che sono in grado di far proliferare cellule non terminalmente differenziate. Resistono a ogni tipo di fattore di crescita conosciuto, resistono all'espressione di molti regolatori del ciclo cellulare, resistono all'espressione di oncogeni, tutti i fattori che in un modo o nell'altro sono in grado di indurre proliferazione. Quindi sono cellule realmente stabilmente arrestate in senso proliferativo, ma naturalmente è molto attiva metabolicamente, si tratta di cellule muscolari, di cellule contrattili che compiono un grande lavoro. Bene, gli autori di questo lavoro avevano stabilito in precedenza che la coespressione di due regolatori del ciclo cellulare, la ciclina D1 e la CDK4, lo sapete tutto sul ciclo cellulare immagino, non tutti, allora, il ciclo cellulare è orchestrato, diretto da due famiglie di fattori, le CDK, le cycling dependent kinases, cioè le chinasi ciclina dipendenti, e le cicline. Le CDK sono appunto delle chinasi e sono i veri effettori dell'attività regolatrice, cioè in pratica sono quelle che fosforilano altri fattori che a loro volta regolano il ciclo cellulare. Le cicline sono le subunità regolatrici di un eterodimero formato da una ciclina e da una CDK. Varie cicline e varie CDK si combinano in modo diverso. Affinché la CDK funzioni, sia attiva da un punto di vista chinasico, deve essere legata da una ciclina. La ciclina è regolatrice in questo senso, che abilita la CDK alla funzione. Le varie fasi del ciclo cellulare sono appunto regolate principalmente dalle oscillazioni in espressione e in funzione di queste chinasi e di queste cicline. In particolare, gli autori di questo lavoro avevano trovato che specificamente la ciclina D1 e la CDK4 o altri membri della loro famiglia, ma non altre cicline e altre CDK, quando coespresse in miotubi possono riattivare il ciclo cellulare in queste cellule. Una volta fatta questa scoperta hanno prodotto due adenovirus ricombinanti, uno che veicola la ciclina D1 e l'altro che veicola la CDK4, e con questi hanno infettato miotubi terminalmente differenziati. Questo è quello che hanno ottenuto a livello biochimico. L'espressione di ciclina D1 e di CDK4, vedete, nei miotubi infettati è enormemente superiore a quella espressa naturalmente, quella presente naturalmente, in miotubi non infettati, miotubi di controllo, o mioblasti liberamente e spontaneamente proliferati, cioè mioblasti che esprimono la loro propria ciclina D1 e CDK4. Bene, a questo livello di espressione di ciclina D1 e CDK4 corrisponde una riattivazione dei miotubi infettati con questi due virus ricombinati. Questa è la solita che conosciamo, un'incorporazione di bromo desossiridina in un miotubo, vedete questa struttura sinciziale, o anche questa più piccola, questa invece è miocita, il rosso è una colorazione per catena pesante della miosina, che è un marcatore di differenziamento terminale dei miotubi, se ci fosse bisogno di riconoscerlo, vediamo benissimo già morfologicamente che questo è effettivamente un miotubo e non un mioblasto contaminato. Questi sono i mioblasti contaminati, vedete che non c'è citoplasma rosso intorno a loro, in altre parole sono cellule non differenziate, non ancora differenziate. La incorporazione da parte di queste cellule di bromo desossiridina è normale, quella da parte di un miotubo invece no, il miotubo normalmente non incorpora mai bromo desossiridina. Questi sono i miotubi di controllo, infettati con adenovirus di controllo, a verificare, come sappiamo, un controllo negativo, a verificare la specificità di questo risultato, che effettivamente non dipende dall'infezione con un qualsiasi adenovirus, ma dipende dall'espressione di ciclina D1 e di CDK4 veicolati dall'adenovirus. Bene, questo metodo è molto soddisfacente nelle mani degli autori, nel senso che, vedete, in questo particolare esperimento oltre il 70% dei miotubi della cultura viene riattivato, avendo qui ore che seguono l'infezione
e qui percentuale di miotubi bromo esossidina positivi. Vedete anche che c'è un ingresso piuttosto sincrono in fase S, che la percentuale di miotubi bromo esossidina positivi si eleva essenzialmente fra le 24 e le 36 ore. Quindi tutti i miotubi entrano nella fase S come una singola ondata abbastanza sincrona. Questo consente di analizzare l'intera coltura come se fosse una singola cellula, poiché la maggior parte, se non tutti, dei miotubi svolge la stessa attività nello stesso momento. Analizzare la coltura è come analizzare ciascuna delle singole cellule, che sono tutte sincrone, tutte uguali fra loro in termini perlomeno di movimento attraverso il ciclo cellulare. È chiaro questo concetto? Bene, a questo punto gli autori però si pongono un problema. Questa sovraespressione brutale, direi, di cichlina D1 e CDK4 non ha nulla a che fare con i livelli che normalmente si trovano espressi da cellule liberamente proliferanti. Dunque gli autori si chiedono, ma questo forse è soltanto un artificio di laboratorio che non ha nulla a che vedere con la fisiologia delle cellule, qualcosa che in natura non avviene mai e che forzando esageratamente il sistema sì, otteniamo un ingresso in ciclo, ma questo non sappiamo quale significato possa avere. Comunque gli autori si propongono certamente di capire perché è necessario esprimere tali livelli di cichlina D1 e cichlina K4 per ottenere l'ingresso in ciclo. Non ho l'immagine da mostrarvi, ma a livelli inferiori non riescono a riattivare il miotubio. Allora gli autori misurano l'attività chinasica della CDK4 in questi miotubi infettati. Perché? Perché l'attività chinasica è effettivamente quella che regola il ciclo cellulare. Non sono le proteine, non sono né la CDK4 né la cichlina D1 in quanto tali. È l'attività chinasica, quindi la capacità di queste proteine di fosforilare i loro substrati, che determina il passaggio di fase nel ciclo cellulare. Quando gli autori misurano l'attività chinasica hanno una sorpresa, nel senso che l'attività chinasica corrispondente a questa sovraespressione delle due proteine, e che è questa banda, corrisponde esattamente a quella presente fisiologicamente in neoplasti. Allora, qui dobbiamo fare una pausa e vi devo spiegare come si misura l'attività chinasica in questo modo. Si immunoprecipita la CDK4, IP sta per immunoprecipitazione, si immunoprecipita la CDK4 e in presenza di un ATP radioattivo la si mette in presenza di un substrato che viene fosforilato da CDK4. Dopodiché quello che vedete qui è un'autoradiografia, cioè l'esposizione del substrato a una pellicola fotosensibile, una pellicola fotografica, e quindi si può determinare da questa immagine la densità relativa di queste due bande, che come vedete è sostanzialmente identica. Ora, questo è un risultato importante perché dimostra che a fronte di questa massiccia sovraespressione di proteine, in realtà l'attività chinasica è normale, è fisiologica e che quindi è sufficiente restaurare un'attività di CDK4 a livelli normali per attivare il ciclo cellulare nei miotubi. Vedete che nei miotubi di controllo non c'è attività chinasica. Viceversa, con una sovraespressione di cichlina D1 e CDK4, l'attività chinasica viene riportata ai livelli normalmente espressi dal neoplasto di grano. La domanda che ovviamente gli autori si pongono è perché?
Allora, quelli fra voi che un po' conoscono il ciclo cellulare hanno un'idea del perché il mio tubo sia così recalcitrante ad esprimere attività e crinanze del ciclo K4? Quale potrebbe essere un motivo? E questo naturalmente è il tipo di ragionamento che gli autori avranno compiuto. Di fronte a un'apparente incongruenza fra il dato di espressione del modello Western Blot rispetto all'attività chinasica, si saranno chiesti ma perché c'è questa apparente discrepanza. Vi ricordo che nei miotubi ci sono apprezzabili livelli di ciclina di 1 e di ciclina di K4, vedete, saranno anche un po' inferiori a quelli di Noblast, ma insomma ce n'è una discreta quantità, che però non è associata ad alcuna attività chinasica. Se anche non riuscite a pensare a quale meccanismo di controllo del ciclo cellulare possa esercitare, possa produrre questo fenomeno, provate a pensare in maniera astratta. Perché mai una cellula potrebbe non esprimere o non riuscire ad esprimere un'attività chinasica? Parlando in maniera generalissima, ci possono essere molte possibilità. Inibita. È inibita. Ah, RB non è questo. RB non è un inibitore delle chinasi ciclina dipendenti, però potrebbe essere inibita da qualcosa, sì. Oppure RB, sì, scusami, ecco perché l'hai citata, perché RB è il substrato della CDK4. Sì, per quando è fosforilata non consente l'ingresso in S, quando CDK4 la fosforilla, allora questo inizia ad attivare l'ingresso in S. Ci sono altre possibilità, cioè lei ha detto giustamente, potrebbe esserci un'inibizione. Gli enzimi, sapete, molto spesso hanno gli inibitori che li controllano. Oppure c'è meno substrato. C'è meno substrato, sì, potrebbe darsi che in effetti, seguendo l'idea della vostra collega, se il substrato critico è RB, può darsi che non ce ne sia nei neutrini e quindi non c'è nulla da fosforilare per attivare il ciclo cellulare. Le cose non stanno così, ma è un'ipotesi plausibile a priori, senza conoscere nulla di ciò che la fisiologia del neutrino. Ancora. Abbiamo detto che i complessi ciclina CDK sono per l'appunto complessi eterodimerici, bisogna che due proteine, la ciclina e CDK, si associino fra loro. Allora cosa potrebbe non avvenire in un non sono nello stesso scomparto cellulare? Che potrebbero essere in diversi compartimenti intracellulari e quindi non trovarsi mai, pur essendo entrambe espresse. E potremmo continuare con le ipotesi. Però adesso vediamo che cosa hanno pensato gli autori. Allora, qui siamo di fronte alla scaletta che conoscete, i vari livelli in cui possiamo, abbiamo deciso di suddividere il progetto sperimentale, il progetto di ricerca. La domanda ce la siamo già posta: perché esiste questa discrepanza tra livelli di CDK e attività chinesica? O, per riportarci alla domanda degli autori, la domanda generale, l'obiettivo di lungo termine, la domanda a cui vorrebbero dare risposta prima o poi, è possibile indurre cellule terminalmente differenziate a proliferare? Ora, come giudicate questa domanda? Che cosa vi sembra? Un buon punto di partenza per un progetto di ricerca? Non è troppo vasta, troppo vaga. È un po' vaga. È molto interessante, senza dubbio. Per me, io la trovo interessante. Ma è un po' vaga. Come potremmo definirla? Prego, lo potrei fare. Intanto dicendo quale popolazione di cellule intendiamo differenziare. E questo l'abbiamo premesso, sono i miotubi. Perché hai usato
l'espressione sdifferenziare, io non l'ho usata. Non è sbagliata, ma spiegami perché la differenziazione cellulare è dovuta a un fatto, è una strada che intraprende la cellula e che negli animali è un po' più difficile, diciamo, a ripercorrere al contrario, però il senso è quello, quindi dobbiamo riattivare dei geni che sono stati disattivati tramite meccanismi come appunto condensazione del DNA o metilazione, quindi bisogna semplicemente capire qual è il meccanismo e dare tutti gli input giusti. Benissimo, lui sta dicendo riattivare il ciclo cellulare in una cellula terminalmente differenziata probabilmente equivale a dire facciamo sdifferenziare questa cellula, riportiamo da uno stadio in cui il livello di differenziamento è compatibile con la replicazione cellulare. D'accordo. Però ancora non abbiamo definito la domanda. Ricordate che abbiamo detto che una domanda, la domanda che muove un progetto di ricerca dovrebbe essere la più definita possibile. Dovrebbe, per quanto possibile, addirittura suggerire l'approccio, che poi sarà la nostra seconda preoccupazione. Prima focalizzare la domanda e poi definire l'approccio per rispondere. Ci si potrebbe chiedere quali fattori portano alla replicazione di cellule. Potremmo, sì. In realtà, in qualche misura lo sappiamo già, cioè che CD1 e CDK4 siano efficaci l'abbiamo premesso, era già noto agli autori. Altre domande che vi vengano in mente sulla base di queste premesse? Prendetelo come un problema logico, prendetelo come un puzzle, come un indovinello. Non vi soffermate troppo sull'aspetto biologico o biochimico del problema. Provate a immaginare che cosa, come si può rifinire questa domanda, come si può focalizzarla, quindi concentrando l'attenzione su un aspetto molto più modesto di quello rappresentato da questo tipo di domanda, ma che sia importante, che sia chiave per cominciare a rispondere a questa domanda. Il quesito io ve l'ho già posto, dovete solo esprimerlo. Quali sono i meccanismi di regolazione che è anche l'ordine di questi meccanismi con cui la cellula può tornare a, può essere differenziata dal suo destino cellulare? È sempre una domanda molto ampia e poco focalizzata. Quali sono i meccanismi? Non ci aiuta neanche. È un passo in avanti, ma non sufficiente. Quando è che ho tirato fuori questo punto interrogativo? Quando vi ho detto che gli autori si chiedono perché servono livelli così alti di ossigeno per le proteine. Allora, questa è una domanda sufficientemente focalizzata. Perché è necessaria un'espressione molto elevata di citina di 1 e CDK4 per ottenere livelli fisiologici di attività chinasica di CDK4? Dubbi? Bene, questa allora è una buona domanda. Una buona domanda, certo voi non potete giudicarlo pienamente, ma io so cosa gli autori sapevano quando se la sono posta. In altre parole, avevamo sufficienti elementi per immaginare delle ipotesi e naturalmente verificarle a livello sperimentale. Quindi siamo di nuovo in quello schema che abbiamo visto nella prima lezione: dati di partenza, ipotesi che spiegano, che inquadrano questi dati, verifica di ipotesi ed eventualmente conclusioni e definizione di un fatto scientifico. Bene, a questo punto
dobbiamo immaginare un approccio sperimentale, cioè una modalità che in linea di massima sia in grado di rispondere a questa domanda. La risposta a questa domanda passa attraverso la formulazione di un'ipotesi. Cioè, noi non rispondiamo alla domanda direttamente, noi immaginiamo quale potrebbe essere la risposta e verifichiamo se questa ipotesi è corretta. Allora, a questo scopo è utile avere un modello che consenta di escogitare un approccio. Diciamo che gli autori di questo lavoro concordavano con lei quando ha detto la ciclina E o la CDK4, rifraso quello che ha detto lei, ma la sostanza è questa, la ciclina E o la CDK4 potrebbero essere inibite da qualcosa. Gli autori sanno che in una cellula non terminalmente differenziata, di cui questo arco di cerchio è la rappresentazione della membrana plasmatica, questo è il nucleo, in una cellula non terminalmente differenziata, quando un recettore di membrana lega il suo fattore di crescita, si attiva una cascata di trasduzione del segnale, è uno schema estremamente semplificato, è un modello per l'appunto, non stiamo a pensare che probabilmente ci vuole più di un fattore di crescita, stiamo a pensare che ci vuole anche l'aderenza al substrato, quindi integrine che legano proteine della matrice extracellulare e così via, non stiamo a pensare che le vie di trasduzione sono più di una nella maggior parte dei casi. Facciamo un modello semplice, perché tutto sommato non ci interessa quello che avviene in quest'area della cellula, ci interessa sapere che in qualche modo un segnale arriva al nucleo dove la CDK4 è già presente, è già espressa. I dottori sanno che la CDK4 è costitutivamente espressa anche in cellule non destinate a dividersi mai più. Sicuramente il mio tubi terminalmente differenziati, ma cosa fa in una cellula, ripeto, non terminalmente differenziata, questa trasduzione del segnale? Promuove, sollecita l'espressione di ciclina D. A questo punto la ciclina D si coniuga con la CDK4 e questo consente al ciclo di attivarsi. Ipotesi. Gli autori sanno, all'epoca in cui questo lavoro è stato eseguito, gli autori sapevano che nelle cellule terminalmente differenziate sono espressi alti livelli di inibitori del ciclo cellulare. Cosa sono gli inibitori del ciclo cellulare? Sono piccole proteine che sono in grado di legare le cicline, le CDK o i complessi ciclina-CDK, inibendo l'attività chinasica delle CDK. E questi sono regolatori fisiologici del ciclo cellulare, il quale è, come dicevo, regolato fondamentalmente dalla oscillazione dell'attività chinasica delle CDK, e questa attività chinasica è tenuta sotto controllo, fra l'altro, da livelli a loro volta variabili di inibitori. Voi sapete che la maggior parte dei sistemi di controllo biochimici è fatta di fattori pro e di fattori contro una certa attività. Questo serve ad assicurare il bilanciamento. C'è sempre un feedback che consente di regolare l'attività. Se non ci fosse, un'attività, una volta rilasciata, si scatenerebbe e non avrebbe più alcun controllo. Questo naturalmente non è di solito compatibile con il benessere e neppure con la sopravvivenza delle cellule. Allora, gli autori, partendo da questa conoscenza generale e un po' vaga all'epoca, che gli inibitori del ciclo cellulare sono di solito abbondantemente espressi in cellule terminalmente differenziate, dicono: beh, è possibile che questi inibitori, uno o più di essi, leghino i complessi ciclina-CDK impedendo che questi si attivino. Cioè, nonostante il fattore di crescita leghi il suo recettore, la cascata di trasduzione del segnale si attiva, la ciclina D venga espressa, l'inibitore comunque blocca l'attività chinasica. L'attività chinasica è cruciale per il proseguimento del ciclo, il ciclo si arresta o non parte affatto. Questo modello ha delle implicazioni.
un buon modello deve fare delle predizioni, perché un modello è un'altra forma di un'ipotesi. Il vostro modello deve poter essere verificabile, cioè deve predire qualcosa che non è stato ancora osservato esattamente come un'ipotesi, e voi dovete poter costruire un esperimento che verifichi la predizione. Se la predizione è verificata, l'ipotesi è a sua volta verificata. Non vuol dire che sia corretta in tutto e per tutto, vuol dire che i nuovi fatti sono compatibili con l'ipotesi. Se c'è un numero sufficiente di fatti compatibili con l'ipotesi, noi possiamo considerare che l'ipotesi valida. Ora, sulla base di questo modello, che cosa potreste predire? Probabilmente molte cose diverse. Cosa vi viene in mente? Cosa prevede questo modello? Tenete presente che gli esperimenti di solito consistono nel togliere qualcosa o nel mettere qualcosa. Il fattore di crescita nel mezzo. Quello ce lo mettiamo. Esce fino a D, aggiunto all'assenza di C fino a D, oppure è sempre endogena? Dunque, c'è naturalmente la produzione di C fino a D endogena, però noi in esperimenti precedenti, gli autori in esperimenti precedenti avevano anche espresso della C fino a D esogena. Allora, vedete come è disegnato questo complesso? È un complesso a questo punto ternario. Ci sono una unità di ciclina di 1, una di CDK4 e una di inibitore. Vi fa venire in mente qualcosa questo? Ripeto l'indizio che forse non avete colto. Allora, i fisici delle particelle, è stato detto scherzosamente, ma abbastanza verosimilmente, che fanno un solo esperimento: accelerare le loro particelle del cuore al massimo della velocità e sbatterle le une contro le altre e vedere che cosa succede. I biologi sono più fortunati, fanno due esperimenti, qualche volta tolgono una molecola, qualche volta invece la aggiungono a scelta, e spesso li fanno tutti e due per confermare i risultati. Allora, qui cosa potremmo togliere o cosa potremmo aggiungere? Beh, sì, proposte entrambe. Allora, la cosa più semplice qui è togliere l'inibitore, il che si può fare in vario modo: si può decisamente direttamente sopprimere l'inibitore, oppure, se quando esiste, utilizzare un inibitore dell'inibitore, perché abbiamo detto questi questi meccanismi sono bilanciati, quindi se c'è un inibitore ci sarà pure da qualche parte un inibitore di un inibitore. Però io devo conoscere qual è questo inibitore, come faccio a saperlo a priori? Oh, benissimo, benissimo. Vedete che si sta delineando un approccio. Loro dicono: eliminiamo l'inibitore. Lui dice: sì, ma qual è? Va bene. Allora, supponiamo che io conosca l'inibitore e che lo elimini, che cosa vi aspettate che succeda? Che la mitosi riprenda. Che il ciclo cellulare venga riattivato dai fattori di crescita. Cioè, essenzialmente, all'epoca, il sacro graal di questo campo. In altre parole, l'attesa è che queste cellule tornino a rispondere a fattori di crescita, cosa che, come abbiamo detto, hanno perso la possibilità di fare. Queste cellule sono del tutto resistenti, parliamo di miotubi, sono del tutto resistenti a qualunque fattore di crescita. Lo scoglio sta nel trovare inibitori. In effetti, all'epoca in cui questo lavoro è stato fatto, tutti gli inibitori oggi noti erano già stati scoperti. Vari laboratori avevano quantificato l'espressione di questo o quell'inibitore, ma la situazione era molto confusa. Non era chiaro
quali e quanti inibitori fossero espressi nei diversi tipi cellulari più o meno differenziati, e insomma non c'era chiarezza nei fatti basilari. Quindi gli autori si trovavano nella generale supposizione che gli inibitori del ciclo cellulare fossero rilevanti, ma senza sapere esattamente di quali inibitori si stesse parlando. Notate un'altra cosa, questo modello vi suggerisce, anzi torniamo indietro di una pacca, questo modello vi suggerisce per quale motivo per riattivare i miotubi è necessario esprimere livelli così alti di citina D1 e CDK4? Sì, che ve lo suggerisce. È piuttosto semplice. Devono essere di più rispetto alla cosa dell'inibitore. Si tratta semplicemente di titolare l'inibitore. Io continuerò ad aggiungere citina D1 e CDK4 fino a quando tutto l'inibitore presente è esaurito, a quel punto un'ulteriore piccola aggiunta mi darà un'attività chinasica che attiverà il ciclo. Quindi anche una dimostrazione che l'inibitore c'è? Scusami? Anche una dimostrazione che l'inibitore c'è? Se è saturabile vuol dire che c'è un inibitore? Direi di sì. O perlomeno, se non una dimostrazione, è una forte indicazione, sì. Si potrebbero dare delle spiegazioni più complesse, come per esempio, sì, ogni molecola però nei miotubi per qualche motivo, perché per esempio non sono modificate post-traduzionalmente nel modo appropriato, esistono delle chinasi, hanno un'attività molto modesta, per cui devo esprimerne una grande quantità per avere un'attività totale appena sufficiente. Però questi sono modelli più complessi. C'è una regola generale che si segue nella ricerca, anche se non c'è un motivo profondo per cui si arriva, ma tutti gli scienziati la seguono: seguire l'ipotesi più semplice. Se potete formulare 10 ipotesi per spiegare i fatti conosciuti e queste ipotesi si equivalgono fra loro, non potete decidere quale sia la più probabile, scegliete la più semplice. In primis perché è probabilmente anche la più semplice da verificare, e poi per un motivo più importante: un'ipotesi più complessa di solito è più complessa in quanto prevede più elementi che a loro volta sono più o meno sconosciuti. Ecco, io adesso, per fare un esempio qualsiasi, ho messo in campo le chinasi delle chinasi. Sappiamo a che livelli sono espresse le chinasi delle chinasi, se sono attive nei miotubi? No. Allora, la mia ipotesi più complessa di quella che avete proposto voi dice: sì, nei miotubi le chinasi delle chinasi o non ci sono o non sono attive per qualche motivo, e quindi la CDK4 a sua volta, benché legata dalla citina D, è inattiva o molto poco attiva, e questo è il motivo per cui. Allora, io ho aggiunto una supposizione. Ogni volta che aggiungo una supposizione in cui non sono certo, se no non sarebbe una supposizione, c'è una probabilità che questa sia vera o che non sia vera. Ogni volta che aggiungo una supposizione, le probabilità che una di queste non sia vera si moltiplicano fra loro. Che probabilità ci sono che sia vera la supposizione A più la B più la C più la D? La moltiplicazione delle probabilità negative di ciascuna supposizione. Se ciascuna è al 50% e sono molto generoso, due supposizioni sono al 25% di probabilità di essere entrambe vere, tre supposizioni sono al 12,5%, al 6%, eccetera, eccetera, eccetera. Man mano che aggiungo supposizioni ho sempre meno probabilità di aver indovinato tutte le premesse giuste e quindi di arrivare a un risultato. Ergo, scegliamo l'ipotesi più semplice. L'ipotesi più semplice è quella che avete proposto voi, e cioè dobbiamo esprimere, perché non prevede nient'altro che ciò che abbiamo rappresentato qui. Vedete, sostanzialmente abbiamo tre molecole. È uno schema estremamente semplice, un modello di lavoro però che potenzialmente contiene tutto ciò che è rilevante. E quindi l'ipotesi che avete fatto è: quando noi sovraesprimiamo citina D1 e CDK4 stiamo in realtà semplicemente titolando l'inibitore. Bene, adesso
ci vuole un approccio, perché siamo all'approccio sperimentale. Adesso abbiamo capito che genericamente parlando dobbiamo prima di tutto scoprire qual è l'inibitore o quali sono gli inibitori rilevanti, e poi dovremo anche eliminarli dal gioco in qualche modo. Prego, scatenate la fantasia e ditemi come fareste. Di nuovo, i modelli, se sono ben fatti, vi danno suggerimenti. Guardate questo complesso e ditemi cosa vi suggerisce per identificare l'inibitore. Intanto lo devo cercare nel nucleo. Bene, è una cosa. Per esempio, potremmo preparare dei nuclei di miotubuli, eliminare tutto ciò che è nel citoplasma. Avete presente che nel citoplasma ci sono, cioè il 90% delle proteine espresse dalla cellula. In un miotubo probabilmente di più, perché il citoplasma è infarcito di proteine contrattili. Quindi concentrarci sui nuclei probabilmente già elimina una buona parte delle molecole che non ci interessano. Non basta. Perché d'accordo, ci concentriamo sui nuclei, però che cosa facciamo per identificare l'inibitore? Sapendo che è una proteina di lega, la cittadina K4, si può fare un precipitare. Eccellente. Vedete, il modello suggerisce. Questo è un complesso. Se è un complesso io posso precipitare uno qualunque dei suoi elementi, ovviamente uno di quelli noti, e tirar giù anche l'inibitore, se il modello è corretto. Allora, approccio sperimentale, naturalmente formulazione di un modello che consenta di escogitare un approccio, identificazione del presunto inibitore interattore di CDK4, interattore vuol dire molecola che interagisce fisicamente, è quello che abbiamo detto fino adesso, mediante con immunoprecipitazione, la conclusione finale del giudizio. Come funziona una co-immunoprecipitazione lo sapete tutti, giusto? No, giusto o no? Allora, la coimmunoprecipitazione funziona così. Immaginate di avere un estratto cellulare, quindi una miscela di migliaia e migliaia di proteine diverse, molte delle quali interagiranno con alcune altre proteine. In pratica avete una situazione di questo tipo, estremamente semplificata. Le proteine blu interagiscono con le rosse, le verdi e le gialle invece stanno per conto loro. Moltiplicatelo per 10 o 20.000 e avete la situazione del vostro estratto cellulare. Naturalmente ci sono complessi molto più grandi, composti spesso da decine di proteine, oppure ci sono complessi binari o ternari più semplici. Bene, se noi utilizziamo un anticorpo contro la proteina rossa per produrre un'immunoprecipitazione, quindi per fare questo coniughiamo l'anticorpo con le solite sferette che poi possiamo facilmente portare sul fondo della provetta con una banale centrifugazione. Se noi precipitiamo quindi in questo modo la proteina rossa, ci aspettiamo che venga precipitata anche la blu, semplicemente perché è attaccata alla rossa. Tutte le altre proteine, diciamo le gialle e le verdi, rimarranno invece nella fase acquosa, in soluzione. Quindi sul fondo della provetta, buttata via la soluzione, non rimarranno che le sferette con le due proteine che ci interessano. Il trovare la proteina blu, sappiamo che la proteina rossa deve essere precipitata, ma il trovare la proteina blu ci dirà che la proteina blu è un interattore fisico della proteina rossa. D'accordo? Bene, progettazione dell'esperimento, grande discussione in laboratorio, allora si parla, si discute come facciamo, da dove partiamo, chi fa l'esperimento e via via, abbiamo detto. Alla fine della discussione si giunge a una procedura sperimentale. Procedura sperimentale che adesso vi delineo, perché ci vorrebbe troppo tempo perché ne vincessimo una tra noi. Però provate ad immaginare questa discussione in cui qualcuno dice bene, allora precipitiamo la CDK4 e qualcun altro dice sì, ma nei miotubi non ce n'è poi tantissima. E allora forse la quantità di inibitore che precipitiamo non sarà elevata e potrebbe essere difficile riconoscerlo, identificarlo.
E tra parentesi, come facciamo poi a identificare l'inibitore una volta che l'abbiamo immunoprecipitato? In che senso? Io precipito il mio inibitore insieme alla CDK4, diciamo. Poi devo identificare di che inibitore si tratta. Non è che c'ha il nome stampato sulla fronte. Si deve sequenza peptidica, anzi. Come? Se dici analisi della sequenza peptidica, tu stai pensando probabilmente alla degradazione di Redman, cioè quel metodo di sequenziamento che prevede di staccare un aminoacido dopo l'altro dalla proteina e vedere di quale aminoacido si tratta, il che è semplice. Sì. Ma questo è un metodo antico, ormai in disuso. Ogni tanto qualcuno mi chiede, conosci qualcuno che sa fare la degradazione di Redman per qualche motivo molto specifico? E c'era ancora un gruppo a biochimica che la sapeva fare, credo non ci sia più nemmeno quello, nessuno più in grado di farlo. Perché? Perché adesso è sostituito da un metodo molto più efficiente, molto più rapido e molto più e con un cosiddetto throughput, con una capacità di elaborazione molto maggiore di quanto non fosse la vecchia degradazione. Nessuno ne ha mai sentito parlare? Vediamo, io vi dico qual è e vediamo se dite A. Ah, la spettrometria di massa delle proteine. Ah. Con la spettrometria di massa delle proteine si può fare qualcosa di simile a quella che proponeva il vostro collega Enrico, dico bene? Luigi. Sì. Che cosa si fa sostanzialmente? Si prende una proteina sconosciuta, la si digerisce con un enzima, trepsina di solito, in peptidi. Questi peptidi vengono frammentati e dal peso molecolare dei frammenti, uno spettrometro di massa misura il peso delle molecole, questo fa, dal peso molecolare dei frammenti si evince la sequenza della proteina. Perché dal peso molecolare? Perché man mano che distacco aminoacidi il peso molecolare diminuisce e diminuisce esattamente del peso molecolare dell'ultimo aminoacido che ho distaccato. Quindi è molto semplice ricostruire la sequenza della proteina, di fatto non dovete fare neppure voi, lo fa il computer e vi dà la risposta. Quindi in realtà al giorno d'oggi identificare una proteina è una faccenda di 24-48 ore. Se avete fretta anche meno. Bene, allora abbiamo detto precipitiamo la CDK4 e cerchiamo di identificare l'inibitore associato. Però c'era quel noioso componente del gruppo che dice sì, ma di CDK4 ce n'è poca nei gruppi. Io ho paura che la sensibilità del nostro strumento non sia sufficiente se precipitiamo troppo poco inibitore. Allora sì, effettivamente il gruppo riconosce che c'è un rischio nel fare un esperimento di questo genere, cioè nel prendere un mio tubo intatto, precipitare la poca CDK4 presente in esso e sperare di riuscire a identificare l'inibitore. Ed è presente che qui siamo a una decina di anni fa, quindi gli spettrometri di massa erano meno sensibili, meno potenti di quelli attuali. Anche in questo campo, come quello del Next Generation Sequencing, la crescita, l'aumento delle capacità tecnologiche è incredibilmente rapido. Che cosa potrebbe aver escogitato il gruppo nella sua discussione? Come facciamo ad aumentare la quantità di inibitore che precipitiamo? Perché questo poi è lo scopo del gioco, no? Per migliorare la probabilità di identificarlo. Sembrava che volessi dire qualcosa, Giulia, ma no. Aumentando la quantità di inibitore. Naturalmente. E come facciamo? Come prima, con l'infezione, abbiamo usato un adenovirus ricombinante, si infettiamo con questo adenovirus i neutrofili, ed è esattamente quello che gli autori hanno fatto. Allora, vedete, ovviamente vi ho guidato un po', però ponendovi le giuste domande, che poi sono quelle che tipicamente vengono fuori una discussione in laboratorio, siete arrivati a delle risposte sensate e non avete nessuna esperienza di lavoro in laboratorio. Quindi rendetevi conto che
semplicemente ragionando, lasciando fuoriuscire delle ipotesi, lasciando scaturire delle ipotesi dalla vostra mente, tirando fuori delle idee anche apparentemente strampalate, si arriva a delle soluzioni. Non è detto che tutto quello che dite, anzi voi vi autoinibite, lo so benissimo, cioè quando dite una cosa a meno che non ne siate abbastanza sicuri, in realtà sono utili anche le idee sbagliate, perché possono essere di spunto per arrivare ad una giusta. Lui dice una cosa e io dico no, questa è sbagliata, però in effetti invece di quello che hai detto tu potremmo dire una cosa un po' diversa ma che giunge allo stesso risultato. È il caso di prima, lei ha detto che dovevamo inibire l'inibitore, che anzi dovevamo sopprimere l'inibitore, eliminare l'inibitore, lei ha detto ma invece potremmo inibirlo, sono due possibilità diverse, poi vedremo che cosa hanno fatto gli autori, ma entrambe le soluzioni sono potenzialmente valide. Bene, allora gli autori che cosa fanno? Sovraesprimono ciclina di 1 e C di K4 a livelli appena al di sotto della soglia necessaria per riattivare i neutroni. Questo con gli adenovirus ricombinanti è possibile farlo, nel senso che voi mettete tanti adenovirus quanto basta per arrivare subito al di sotto della soglia. Sapete che se ne mettete solo un altro po' i neutroni si riattivano, e voi vi tenete al di sotto di questa soglia. Perché scelgono proprio questo livello di neutroni? Il livello di massima saturazione del inibitore. Perché sulla base del modello che abbiamo scelto, in quel modo dovremmo aver legato tutto l'inibitore possibile. Aggiungerne ancora non fa che complicare le cose, perché il neotubo rientra in ciclo, si attivano meccanismi che potrebbero interferire, che potrebbero staccare l'inibitore dai complessi ciclina CDK. Questo evidentemente gli autori non lo vogliono. Si mettono in una situazione in cui presumibilmente tutto l'inibitore disponibile è complessato da questo eccesso moderato, chiamiamolo, di complessi ciclina di 1 CDK4. Poi, non seguendo il consiglio di Luigi, per motivi tecnici, peraltro il consiglio di Luigi era sensatissimo, non isolano i nuclei per poi analizzare solo i nuclei, lisano tutti i neotubi, scompaiono membrana plasmatica, membrana nucleare, cioè solo un lisato, quindi una soluzione densa di proteine, precipitano con un anticorpo anti-CDK4 e corrono il precipitato su un gel. Il precipitato singolare, ma qui ci sono due lane, due corsie su questo gel, come mai? Sempre come l'esperimento di Yamanaka, vi ricordate il primo esperimento di Yamanaka? Non era una capsula di Petri, erano due. Perché erano due? Perché una era il controllo. Quale controllo? Negativo. E qui? Pure. E fra un minuto vi spiego perché. Il risultato dell'immunoprecipitazione, cioè l'immunoprecipitato, viene poi analizzato mediante spettrometria di massa, uno spettrometro di massa. Bene, questo è uno schema, naturalmente vi faccio vedere il gel del vero esperimento. Questo è il gel. Allora, analizziamolo, ci sono sempre due corsie. Perché? Perché in uno abbiamo il vero precipitato, il precipitato che ci interessa, fatto con l'anticorpo anti-CDK4, e vedete c'è un certo numero di proteine piuttosto ben riconoscibili su questo gel, che una di queste sarà CDK4, tutte le altre saranno proteine coimmunoprecipitate. Dall'altra parte c'è il controllo. In che cosa consiste il controllo? Trattandosi di un controllo negativo, è un'immunoprecipitazione che non precipita CDK4. Nella fattispecie ci sono vari modi di fare questo controllo, nella fattispecie è stato usato un anticorpo irrilevante, cioè un anticorpo simile per tipo e concentrazione a quello anti-CDK4, ma che non riconosce nulla nella cellula. E voi potreste chiedervi perché non riconosce nulla nella cellula, per esempio perché un anticorpo è detto contro una proteina non cellulare.
Ora vedete che nonostante l'anticorpo di controllo in teoria non debba riconoscere, probabilmente anche nella pratica non riconosca nulla all'interno della cellula, qui ci sono tante bande. Perché secondo voi? Ragioniamo in termini di principi di base, torniamo alle prime lezioni. Questo è un controllo negativo, abbiamo detto. Il controllo negativo serve a due cose: a stabilire qual è il fondo e a determinare la specificità dell'esperimento. Questo fa entrambe le cose allo stesso tempo. Sono il fondo, esatto. A che cosa potranno essere dovute, secondo te? A specifico. A specifico, esatto. Che però è un termine a specifico a sua volta. È a specifico perché? Perché può essere, cioè, c'è di tutto, dai frammenti delle lateralisi a altri tipi di molecole che sono rimaste in mezzo, considerando anche i modi browniani, potrebbe essere che sono rimaste galleggianti. Quindi quello che quando ho preso quella, oppure il tecnico che ha preso quella pipetta un po' di... Beh, assumiamo che l'esperimento sia stato fatto. Concediamo questa, io credo. Può essere vero, si possono essere vere varie delle cose che avete nominato, in realtà probabilmente la fonte maggiore di fondo in ogni modo di civilizzazione è il legame a specifico di alcune proteine. Ci sono i soliti colpevoli, la lattina si lega sempre, non è sempre giù lattina ma strazio perché crea un bandone, una di queste cose sicuramente attive, perché sono proprio intrinsecamente appiccicose, si legano alle stesse sferette che utilizzate per la precipitazione. E siccome le sferette sono presenti di qua e di là, naturalmente le proteine precipitate saranno le stesse. Infatti vedete, molte bande coincidono fra le due corsie, perché la specifico è uguale in entrambe le corsie. Però ci sono alcune bande che non coincidono e quasi sempre sono bande presenti da questa parte e non da quest'altra. Si dà anche qualche inversione, cioè bande presenti nel controllo e non nell'antico di K4, concedete un po' l'esperimento di non essere perfetto, gli esperimenti non sono mai perfetti. Però questo è un eccellente esperimento nel suo genere. Cioè vedete che è facile identificare delle bande che sono presenti qui, ma non qui. Questa, forse qui c'è una traccia piccolissima, ma qui ce n'è decisamente di più. Quest'altra banda, questa è più bassa, non vale, e via dicendo. Ci sono varie proteine presenti solo da questa parte che perciò sono, come si dice spesso, degli interattori putativi, cioè bisognerà verificarlo, ma fino a prova contraria li consideriamo provvisoriamente interattori. E allora con la spettrometria di massa identifichiamo questa proteina. Ma realmente cosa si fa? Si taglia una fettina di gel e si estraggono le proteine da questa fettina. Vediamo che per esempio in questa banda, vedete, come spesso succede, si sovrappongono più proteine. Qui abbiamo identificato almeno, ce ne potrebbero essere altre, ciclina di 1, ciclina di 2, ciclina di 3 e CDK4. La famiglia ciclina D è composta da 3 membri e sono tutti qui. Altra banda, PCNA. Questa è una proteina che si lega con alcuni di questi fattori, è un cofattore della DNA polimerasi, quindi è coinvolto nella replicazione del DNA ed è interessante averla trovata in queste circostanze. E poi c'è forse la banda più interessante di tutte, perché in questa banda gli autori trovano P21. P21 è un noto inibitore del ciclo cellulare, un inibitore sia delle chinasi che delle citine. È capace di legare le une alle altre o i complessi, quindi di inibire i complessi o di impedire il legame fra citina e CDK. E fra l'altro lega anche PCNA, il che può spiegare perché l'abbiamo ritrovata in questa precipitazione. Bene, P21, non vi faccio vedere tutte le proteine identificate, ma P21 è l'unico inibitore identificato in questo esperimento.
Beh, allora il passo successivo è piuttosto ovvio. E ce lo dice lei. Come? Sì, l'avevi detto cosa dobbiamo fare. Proviamo a silenziare prima il tumore. Certo. Con interferenza con RNA silenziamo P21 nei miotubi e vedete che l'insenziamento è molto buono, di P21 rimane molto poco rispetto al controllo, nel gruppo non silenziato. Questa è la tubulina che c'è sicura, abbiamo caricato quantità equivalenti di proteine in entrambe della EN, quindi in entrambe le corsie, quindi questa riduzione di P21 è reale, non è dovuto al fatto che abbiamo messo meno proteine in questa parte, la tubulina è uguale in tutte e due gli estratti. Che cosa ci aspettiamo da questo esperimento? Tornate al modello a cui ci siamo riferiti. Allora, immaginate che P21 sia un inibitore dei complessi ciclina CDK. Voi lo rimuovete, o ne rimuovete la maggior parte. Che cosa potrebbe succedere secondo voi? Riparte il ciclo cellulare. Riparte il ciclo cellulare. Anche senza avere l'infezione. Anche senza avere un'infezione con ciclina B1 e CDK4. È possibile. Altre ipotesi? Che serve meno ciclina B1 e CDK4. Perché lui dice il ciclo cellulare riparte e tu invece dici forse ne serve meno? Perché P21 non è un inibitore. Cioè, secondo me non basta togliere P21 per farlo ripartire così da solo. Beh, qualche altra idea? No, non ci sono altre idee. Allora, vediamo le due risposte che abbiamo. Sono simili fra loro, ma con interessanti differenze. Allora, lui dice, abbiamo trovato l'inibitore, abbiamo tolto, i miotubi allegramente si riattivano. Perché lui ci crede ciecamente al modello, che in quel modello ci siano tutti gli elementi rilevanti e che di fatto non ci sia altro da conoscere. Una volta identificato l'inibitore abbiamo risolto il problema. Lei è più prudente e dice, ma questi miotubi che sono così ostinati, che non si riesce a riattivare in nessun modo, in cui dobbiamo sovraesprimere massicce quantità di proteine per riattivarli, è mai possibile che dipendano tutti da un solo inibitore? Probabilmente no. Ed è esattamente in questo modo che ragionavano gli autori di questo lavoro, che conosco e quindi so come ragionavano. Li conosco perché siamo qui, sono il mio laboratorio. E però quando hanno fatto l'esperimento abbiamo avuto una sorpresa. Ha ragione Luigi. I miotubi si riattivano alla sola rimozione di P21. Noi a questo esperimento non abbiamo creduto, abbiamo ripetuto tre volte prima di convincerci che non c'era stato qualche errore, qualche pasticcio con i reagenti, perché mai dovrebbero riattivarsi questi modelli? Noi eravamo dell'opinione di Giulia. Però il fatto che comunque l'iperespressione di quelle cicline portava a a un riattivazione del ciclo cellulare, a me ha fatto pensare che ci fosse pochi o comunque un solo inibitore, altrimenti il meccanismo di omeostasi non l'avrebbe fatto ripartire semplicemente con una sovraespressione. Beh no, perché Giulia presumibilmente ti risponderebbe che la sovraespressione di 1 e K4, per brevità li chiamiamo così di 1 e K4, senza ripetere tutta la pappardella cilena di 1 e CDK4, ti tolerà tanto gli altri inibitori quanto P21. E da un punto di vista fenomenologico noi non siamo in grado di distinguere le due eventualità. Può darsi che ci sia un solo inibitore, può darsi che ce ne siano tanti, solo esprimendo di 1 e K4 comunque li titoliamo tutti. D'accordo? Sì, infatti la nostra forte aspettativa è che i miotubi fossero sotto il controllo di sistemi multipli, ridondanti, che li tenessero rigidamente, robustamente arrestati. E invece no. Bastava togliere P21 e i miotubi si riattivavano. Quindi questo apparentemente validava pienamente il modello da cui eravamo partiti, eccetto una fastidiosa circostanza.
quella che ci ha fatto dubitare fortemente di questo esperimento, tanto da farcelo ripetere più volte. E sottolineo che è giusto e prudente da parte di un ricercatore non buttarsi su un risultato, per spettacolare che sia, ma ripeterlo. Non vi fidate mai di un singolo esperimento, ci sono mille motivi per cui può essere venuto male e vi può aver dato una falsa, può mettere su una falsa strada. Anzi, più è inatteso il risultato e più lo dovete ripetere. Se è atteso, beh, non fa che confermare quello che vi aspettavate, ma se non è atteso bisogna essere molto prudenti. Cos'è che non andava rispetto al modello iniziale? Che in questo particolare esperimento non c'erano i fattori di crescita. L'esperimento era stato fatto in assenza di fattori di crescita. E allora non è valido quello che diceva il modello, non è che togliendo P21 avevamo ripristinato la capacità di Notubi di rispondere ai fattori di crescita, i Notubi ripartivano anche indipendentemente dai fattori di crescita, la realtà ha superato il modello, che pure, come vi dicevo, era ottimistico, era il sacro graal, siamo andati oltre il sacro graal. Il che va molto bene, però a questo punto bisognava cercare di capire perché. Perché in teoria i fattori di crescita sono importanti per due motivi. Uno ve l'ho già spiegato: per sintetizzare ciclina D di solito c'è bisogno di fattori di crescita. La ciclina D è regolata dai fattori di crescita, risponde ai fattori di crescita, particolarmente la ciclina D. Ma qui i fattori di crescita non c'erano. Allora, come hanno fatto a riattivarsi questi neotubi? E l'altro problema è, i fattori di crescita normalmente sono anche necessari per stimolare l'assemblaggio di cicline e CDK. Senza dei fattori di crescita questo assemblaggio è molto inefficiente, perché i complessi si formano in bassissima quantità. Allora bisognava capire. E qui un'altra lezione di questo progetto di ricerca, di questo studio. Ricordate che ho detto che spesso i dati, a volte ci sono dati che danno una risposta molto chiara, molto evidente, a prima vista, ma molto spesso i dati non parlano da soli, vi dovete interrogare, ci dovete pensare. Beh, gli autori di questo lavoro, noi cioè, siamo tornati indietro a riconsiderare questa immunoprecipitazione. Perché c'erano tanti elementi qua dentro. Qualcuno di questi era facilmente spiegabile, altri non proprio. In particolare ci siamo soffermati sulla presenza di ciclina D3. Voi ricorderete che noi abbiamo espresso ciclina D1, quindi questa è la ciclina D3 endogena, quella prodotta dai neotubi. E questa apparentemente si associa alla CDK4. Allora ci siamo ricordati i dati della letteratura che dicevano che nei miotubi ci sono complessi multiproteici che contengono varie proteine, fra cui almeno ciclina D3, non D3, CDK4 e P21. Questo è l'abbozzo di un nuovo modello. Abbiamo detto che fino a un certo punto i miotubi si sono comportati fin troppo rispettando il modello che avevamo formulato inizialmente. Però c'è una discrepanza. I fattori di crescita che il nostro modello prevedeva non servono. Bisogna spiegare il perché. Nuovo modello. Ecco, ricordatevi quello che vi ho detto quando abbiamo parlato del modello. I modelli sono meravigliosi. I modelli, avete visto, anche visivamente, il vedere la rappresentazione di un complesso trimolecolare vi fa pensare alla precipitazione. Il parlarne in astratto forse non vi avrebbe consentito di arrivarci. Quindi quel modello è stato di grandissima utilità, ma a un certo punto si è scontrato con un'incongruenza. Un dato, chiaramente stabilito, ripetuto, controllato, certo, cozzava col modello. A quel punto, per quanto amassimo il modello, abbiamo dovuto abbandonarlo. Abbiamo dovuto ammettere che quel modello non era interamente corretto. Faceva molte previsioni accurate, ma qualcuna no. I fattori di crescita non erano necessari. Bene,
morto un modello, se ne va un altro, un po' contabile. Nuovo modello. Esistono questi complessi nei neuroni. Dice il modello, se questi complessi già esistono, forse non c'è bisogno dei fattori di crescita, perché la ciclina B3 è già presente, non c'è bisogno dei fattori di crescita per indurne l'espressione. E l'assemblaggio c'è già. I complessi sono già assemblati, non c'è bisogno dei fattori di crescita per stimolare l'assemblaggio. Ergo, se noi eliminiamo P21 e se questi sono veramente i complessi responsabili della riattivazione del ciclo dei miotubi, senza bisogno di fattori di crescita, i miotubi si riattiveranno. Come dicevo prima, un buon modello deve fare delle predizioni. Che cosa vi suggerisce questo modello? Quali predizioni vi fa ipotizzare? Un fisico delle particelle fa un solo esperimento, i biologi ne fanno due. Non avete un'infinità di scelte. Che cosa volete aggiungere o togliere? Bene, però sì, è una predizione di questo modello, cioè tu dici in questo modello CDN B1 non c'è, quindi è irrilevante se il modello è corretto, quindi io la sopprimo e i miei tubi si devono riattivare, la sopprimo insieme a sopprimere il P21, ovviamente i miei tubi si riattivano lo stesso. Sì, d'accordo, però potresti fare lo stesso discorso per altre 1200 molecole, cioè ci saranno tantissime proteine irrilevanti rispetto al fenomeno che noi stiamo cercando. È molto meglio che tu trovi un esperimento in cui elimini una proteina rilevante per il fenomeno e trovi che quel fenomeno non avviene più. A quel punto puoi dire che quella proteina è significativa e provoca il fenomeno. Una delle due, esattamente. La logica è, vedete, ragionamento semplice. Avete a disposizione due tipi di esperimento. Non dico che tutti gli esperimenti che si fanno siano solo togliere o mettere qualcosa, ma ci andiamo abbastanza vicini. Avete a disposizione due esperimenti, cosa togliete o cosa mettete, non è difficile. Lei dice giustamente, se questo modello è corretto, togliamo P21, la cinesi si attiva, ma togliamo P21 e la ciclina D3, o P21 e CDK4 e la cinesi non c'è più. Questo se e solo se, queste sono tutte le molecole significative per il fenomeno che stiamo analizzando. Se altre cicline, altre CDK, altri inibitori sono rilevanti, non sappiamo predire quale sarà l'esito dell'esperimento. E naturalmente non vi farei vedere questo esperimento se non sapessi che ha verificato l'ipotesi. Quindi, prima di tutto esaminiamo rapidamente che cosa succede quando. Seguitemi perché questo Western blot è un pochino complicato. Nei neoplasti sono espresse piccole quantità di P21 e quantità variabili di CDK3, CDK4 e ignoriamo la beta tubulina che, come abbiamo detto, è solo un normalizzatore. Facciamo finta che non esista. Ci dice solo che tutte le regine sono uguali, quindi possiamo analizzarle tranquillamente. Possiamo confrontarle direttamente fra loro perché contengono la stessa quantità di proteine. Nei miotubi trattati, nei miotubi di controllo, credetemi, è il controllo appropriato, se no dovrei entrare in troppi dettagli vi faccio fare confusione. Nei miotubi di controllo P21 è molto più alto che nei neoplasti e questo va d'accordo sia con i dati di letteratura sia con il nostro rilevare che P21 è probabilmente in eccesso rispetto alla CDK4 e alla CDK4.
ciclina di 3 è molto abbondante. Questa ciclina di 3 è l'endogena, notate bene, questi sono gli tubi di controllo, non in cui non abbiamo sovraespresso nulla. Vedete, è più alta che nei neoblasti, è molto elevata. CDK4 è pari alla quantità presente nei neoblasti. E andiamo avanti. Adesso facciamo 3 combinazioni diverse. Qui sopprimiamo solo P21. Vedete, buona soppressione, passiamo da questa quantità a quest'altra. Le altre molecole non le tocchiamo e infatti rimangono pressappoco stabili rispetto al neoglobulino. Qui invece sopprimiamo P21, l'efficienza della soppressione è un po' inferiore a questa, ma sempre molto buona se la paragonate al neoglobulino. Mi state seguendo? Sì. E usiamo un dominante negativo di CDK4. E qui cominciano i dolori. Che cos'è un dominante negativo? Non lo sapete perché è un qualcosa che di solito non si racconta agli studenti. Un dominante negativo è una molecola simile a quella naturale, ma modificata in qualche sua parte, che va a interferire con l'attività di quella naturale. Allora, in questa specifica circostanza, un dominante negativo di CDK4 è semplicemente un mutante di CDK4, un singolo aminoacido, che non ha più attività chinasica, quindi non è in grado di fosforilare i substrati, ma compete per i substrati efficientemente, li lega con la stessa affinità della CDK4 naturale. Allora, se noi esprimiamo un eccesso di dominante negativo di CDK4, di fatto la portiamo via alla ciclina con cui dovrebbe coniugarsi, invece con la ciclina si coniuga il dominante negativo, che però non è capace di esprimere attività chinasica. In pratica stiamo sopprimendo l'attività di CDK4 piuttosto che la proteina stessa. Il risultato a fini pratici è lo stesso. Infatti vedete, qui la CDK4, l'anticorpo non distingue il mutante dall'endogeno, dalla normale dell'endogena, la CDK4 è aumentata. Infine, qui facciamo l'esperimento reciproco. Qui abbiamo tolto P21 e CDK4. P21 fisicamente, CDK4 funzionalmente, cioè non funziona. Qui invece facciamo l'esperimento reciproco, togliamo P21 e sopprimiamo anche ciclina di 3. Vedete, la ciclina di 3 è drasticamente ridotta. Allora, sulla base dell'esperimento suggerito da, ricordami il tuo nome? Rosita. Ecco i risultati. Questi sono i miotubi di controllo e questa è la percentuale di miotubi bromodesossidina positivi, che è zero naturalmente, nei miotubi di controllo in cui facciamo soltanto un'interferenza RNA di controllo, non succede nulla. Se togliamo solo P21, in questo esperimento il 68% dei miotubi viene riattivato. Ma se togliamo P21 e ciclina di 3 insieme, questa percentuale scende virtualmente a zero. Se togliamo P21 e prendiamo un dominante negativo di CDK4, anche la percentuale scende a zero. Questo verifica mirabilmente bene il modello. Cioè dice, effettivamente, tanto ciclina di 3 quanto CDK4 sono necessari per la riattivazione del tubo. La soppressione fisica o funzionale di una sola di esse annulla la riattivazione del tubo, che comunque è dipendente dalla soppressione di P21. Beh, in questo esperimento non si vince che la soppressione di P21 è necessaria, lo sappiamo da altre evidenze. Per inciso, l'attività di CDK4 misurata da queste due bande è dove ci aspetteremmo che fosse, cioè nei neoblasti, è nell'attività naturale, e nei soli miotubi in cui abbiamo tolto P21, non nei miotubi di controllo dove P21 blocca la chinasi, non nei miotubi in cui abbiamo soppresso o ciclina di 3 o CDK4, perché in ogni caso non abbiamo attività chinasica. Quindi l'evidenza biochimica conforta pienamente l'evidenza funzionale biologica. Va bene? Allora, vi faccio notare tutto l'excursus che abbiamo fatto fino a questo punto. Cioè,
siamo partiti da una domanda, abbiamo focalizzato la domanda, abbiamo immaginato un approccio, un modello che ci ha portato a un approccio. Questo approccio è stato confermato, è stato disegnato nei dettagli fino a darci un esperimento, no? La sovraespressione moderata CD1 CDK4, la lisi di Lugge, la precipitazione CDK4, l'identificazione e poi la soppressione dell'inibitore. Fino a un certo punto il modello è stato confermato, a un certo punto invece abbiamo trovato una discrepanza con il modello, abbiamo abbandonato il modello, ne abbiamo creato un altro e l'abbiamo verificato. La verifica ha confermato il secondo modello. Bene, a questo punto il lavoro è più complesso di così, non ve lo posso illustrare tutto, però quello che vi ho presentato è il nucleo centrale del lavoro e direi che a questo punto possiamo passare all'interpretazione dei risultati. Abbiamo detto che l'interpretazione dei risultati è in qualche modo duplice, da una parte c'è l'interpretazione diretta, dato un disegno sperimentale e dato un certo risultato di questo esperimento, ne deriva una conclusione sostanzialmente ineludibile. È quello che abbiamo fatto qui. Dato il disegno sperimentale, la soppressione singola in combinazione di una o due delle tre molecole coinvolte nel sistema, i risultati sono quelli attesi, la conclusione inevitabile è che queste tre molecole sono responsabili dell'ingresso o meno dei miotubi in ciclo. Sono tutte le molecole responsabili? Certamente no. Per sintetizzare il DNA, per dire una banalità, serve la DNA polimerasi che non è compresa in questo modello. Ciò che noi abbiamo dimostrato è solo che queste due molecole in blu sono necessarie per l'ingresso in ciclo. E che questa molecola invece inibisce l'ingresso in ciclo. Allora, queste sono le conclusioni che abbiamo tratto noi. I miotubi mantengono il motore acceso, che è una conclusione sorprendente e di cui a tutt'oggi non abbiamo la spiegazione. Insomma, perché una cellula che non è mai più destinata a dividersi continua ad esprimere molecole che regolano il ciclo cellulare? Sembra una contraddizione rispetto a ciò che sappiamo, che i geni vengono finemente regolati, che ciò che non serve non viene espresso, che esprimere un gene che non serve è uno spreco di energia, che può porre a rischio la cellula. Abbiamo visto che l'arresto di un miotubo dipende dalla presenza di P21. Immaginate che per un qualunque motivo, una mutazione, un accidente, P21 venga soppresso, il miotubo, la fibra muscolare si riattiva. Questo probabilmente non causa nulla di buono nell'organismo. Quindi esprimere queste molecole mette in una certa misura il miotubo a rischio, eppure le esprime. Ci sarà un motivo, ma non lo sappiamo. Quindi, siccome i miotubi mantengono il motore acceso, devono contemporaneamente tenere premuto il pedale del freno. Qual è il freno? È P21. E in effetti anche altri inibitori, perché vi dicevo, ci sono molte esperienze al contorno che dicono che Giulia non aveva poi tutti i torti. Adesso non vorrei che tu infierissi sulla povera Giulia. Anche altri inibitori sono rilevanti. Semplicemente con gli esperimenti che vi ho mostrato non potevamo distinguerli. Con altri esperimenti sì. E ve li mostro fra un momento. Ma prima vi voglio far notare che queste non sono tutte le conclusioni che abbiamo tratto e tantomeno quelle che comunque abbiamo tratto, abbiamo scritto sul lavoro, poi pubblicato, sono tutte le conclusioni possibili. Sono quelle che sono venute in mente a noi, sono quelle che ci stavano a cuore fra tante conclusioni possibili o fra tanti suggerimenti che si possono dare da questi esperimenti. Noi abbiamo accentrato l'attenzione su alcune. Voi potreste leggere il lavoro e giungere ad altre conclusioni altrettanto valide o magari migliori delle nostre. Gli esperimenti dicono molto spesso più di quello che sono stati disegnati per dire.
Quindi l'occhio di chi li guarda può estrarre più significato, più informazione di quello che magari l'autore originale è stato in grado di fare. In altre parole, quando leggete, osservate gli esperimenti vostri o altrui, qualcosa che vi sta a cuore, che conoscete, che vorreste sapere, pensateci molto bene. Perché probabilmente quegli esperimenti parlano più di quanto non si pensi a prima vista. Bene, però appunto avevo promesso di mostrarvi l'evidenza per vendicare la posizione di Giulia, che in effetti anche gli altri inibitori rivestono un ruolo in questo sistema. Sì, perché gli esperimenti che vi ho mostrato fino adesso sono stati condotti su una particolare linea cellulare di neoplasti che si chiama C2C12, che ha una storia interessante ma che non vi racconto perché ci vorrebbe un po' di tempo, ma che se siete interessati vi racconto dopo la lezione, e che però è, trattandosi di una linea, che cosa vuol dire una linea di neoplasti? Vuol dire che questi neoplasti sono immortalizzati. In altre parole, possono proliferare indefinitamente, in effetti sono in circolazione da più di 50 anni. Passano da un laboratorio all'altro e continuano ad essere allegramente tenuti in coltura. Il fatto che siano immortalizzati lascia supporre che il loro controllo del ciclo cellulare non sia proprio normale, che in qualche modo il controllo sia rilassato. Quindi intanto induce al sospetto, sì, togliere P21 riattiva il ciclo, ma magari solo in queste cellule, proprio normali non sono. E in cellule cosiddette primarie, cioè appena espiantate dall'animale, non modificate, che cosa succede? Abbiamo fatto questo esperimento. E succede qualcosa di interessante. Siamo di fronte al solito esperimento, sopprimiamo uno o più inibitori del ciclo cellulare e misuriamo la percentuale di miotubi che incorporano un sostituto. Vedete, se facciamo un esperimento di controllo, la percentuale naturalmente è zero, nessun miotubi incorporano un sostituto. Se togliamo P21, i mioblasti primari, non nella linea cellulare immortalizzata, la percentuale di ingresso in ciclo è del 2-3%, molto pochi. Quindi in effetti sembra che queste cellule abbiano un controllo del ciclo cellulare più robusto di quello del ciclo C12. Allora, l'ovvio ragionamento è, proviamo a togliere qualche altro inibitore del ciclo cellulare. Proviamo a togliere P21 e P18, tutti questi sono inibitori del ciclo cellulare, esistono 7 inibitori noti del ciclo cellulare, si chiamano P15, P16, P18 e P19, e poi P21, P27 e P57, sono due famiglie, non vi sto a dire le loro caratteristiche, e il nome naturalmente si riferisce al peso molecolare approssimativo di questi, che sono per lo più piccoli tranne P57, che è grande. Bene, se togliamo P21 e P18, questa percentuale aumenta, arriva intorno al 5%. Se togliamo P21 e P57, la percentuale arriva al 10%. Se togliamo P21 e P27, la percentuale arriva quasi al 20. Se togliamo P21, P18 e P27, arriviamo oltre il 25. Se togliamo P18, P57 e P27, ben 3 inibitori, ma non rimuoviamo P21, la percentuale è 0. Se ne togliamo 4, la percentuale sale ancora. Ecco, questo direi che è un esperimento molto informativo. Che cosa dice a Giulia? Comunque P21 non sarà l'unico inibitore in generale del ciclo cellulare che però inibisce direttamente il complesso ciclina chinasi. Bene. E gli altri? Che cosa fanno? Magari inibiscono un altro step. Possibile. Ma potrebbero anche interagire tutti insieme perché è un'azione cumulativa. Sì e no. Sì, perché in effetti tutti questi inibitori sono in grado di interagire con la CDK4 oppure con la CDK4 e la ciclina.
quindi tutti hanno la possibilità di interagire, però competono essenzialmente per uno o due siti di legame, quindi non possono legare tutti insieme la stessa molecola. Cosa è più probabile che possa avvenire? Tutti insieme non la possono legare, però ovviamente la domanda è rivolta solo a Luigi che ha parlato, ma chiunque può rispondere. Avevano momenti diversi, tipo hanno un ordine prestabilito prima o un ordine prestabilito, però magari in certe circostanze sperimentali, cioè di norma, vedete, questa parte dell'esperimento qui ci dice, come ha giustamente detto Giulia, che togliere P21 è cruciale. D'altra parte vi ho detto che in letteratura era già noto che i complessi contengono CDNA3, CDK4 e P21 e non altro, non sono stati trovati altri individui. Quindi la situazione di base è che i complessi CDNA3K sono legati da P21. Quando noi la togliamo che cosa succede? La praticamente detta. Subentrano gli altri. Si libera un sito di legame, il primo inibitore che passa da quelle parti va a legare con maggiore o minore affinità, donde il fatto che P27 è probabilmente il più importante singolo altro inibitore, è quello che ha l'effetto maggiore. Togliere P21 e P27 ha un effetto maggiore che togliere P21 e qualunque altro degli inibitori che abbiamo provato. E se togliamo anche P27, beh, magari arriverà P18, quindi se togliamo anche P18 otteniamo un risultato superiore a quello che otteniamo togliendo solo P21 e P27 e così via. Non sono tutte le combinazioni possibili, ovviamente, che sono tantissime, non sono neppure tutti gli inibitori esistenti, ma sono quelli che abbiamo provato, però vedete, abbiamo già una buona idea di quello che probabilmente accade in queste cellule. Quindi torniamo al nostro modello e che non è altro a questo punto che una rappresentazione di quello che abbiamo appena detto e a cui siete arrivati quasi da soli ragionando sui dati, cioè avete tratto delle conclusioni da dei dati che non è che siano proprio così ovviamente interpretabili, avete detto delle cose giuste, avete aggiustato i vostri ragionamenti sentendo gli uni suggerimenti degli altri, magari naturalmente aiutati da me, che sono grandemente facilitato, conosco benissimo chi è l'assassino alla fine della storia, però ecco, quello che avete detto è che P21 è l'inibitore primario e che poi gli altri subentrano, vicariano P21. Visto che qualche minuto ancora l'abbiamo, c'è la diapositiva eventuale, quella che vi mostro solo se c'è il tempo per discuterla, perché è un pochino complessa, ma non vi spaventate, per carità. Questo è un grosso complesso di esperimenti che possiamo riassumere in un certo modo, e cioè, fatemi raccapezzare in questa diapositiva che è complessa pure per me, ecco qua, sì, allora, vedete che qui abbiamo fatto gli esperimenti quantitativi assoluti. Ricordate, diverse lezioni fa abbiamo detto che per quantificare in maniera assoluta la quantità di, in questo caso, vari inibitori di una cellula, dobbiamo avere una scala di riferimento, che qui non si vede ma ce l'avevamo, e perciò abbiamo potuto quantificare in modo assoluto in picogrammi per milligrammo di proteine totali inibitori come P21 e P27, i mioblasti e i mieloidi. E allora vedete che cosa abbiamo trovato. Qui è picogrammi per microgrammo di lisato totale. Abbiamo preso un semplice lisato totale di miotubi, abbiamo fatto un western e abbiamo utilizzato anticorpi P21 e anticorpi P27 e abbiamo visto che P21 è presente a certi livelli di mioblasti, 2,5 picogrammi per microgrammo di proteine totali, e sale nei miotubi 6,1, quindi più che raddoppia, 6,1 picogrammi per microgrammo di proteine. Vedete anche che invece P27 è già nei mioblasti presenti in quantità superiore,
ma addirittura aumenta molto, molto decisamente, diciamo di 6-7 volte nei miotubi, raggiungendo livelli che appunto in picogrammi per microgrammo di proteine totali sono molto superiori a quelli di P21. E questo è già piuttosto sorprendente, se volete, perché la teoria vuole che i membri della stessa famiglia, soprattutto P21 e P27, ma anche P57, leggono più o meno con la stessa affinità le cicline e le CDK. Non che conoscano i dati realmente rigorosi che lo dicano, ma questo è quello che si assume in genere nel campo. È anche possibile che qualcuno abbia effettuato delle misure più rigorose e io non ne sia a conoscenza. Però abbiamo detto che P21 è sicuramente, sulla base dei risultati degli esperimenti che abbiamo fatto, l'inibitore principale, eppure P27 è molto più abbondante. Questo richiede un qualche tipo di spiegazione. Ammesso e non necessariamente concesso che P21 e P27 abbiano la stessa affinità per le cicline e le CDK, perché è P21 l'inibitore cruciale e non P27 che è molto più abbondante? Quale potrebbe essere la spiegazione, secondo voi? Io non la so la risposta a questa domanda, però è un buon, è una domanda interessante che si potrebbe rispondere con un progetto di ricerca. Abbiamo ipotizzato che l'affinità sia la stessa, quindi non è il fatto che P21 lega maggiormente i complessi di P27, ci deve essere qualche altra spiegazione. Non mi state dando neppure le spiegazioni che avete dato in un caso simile che vi ho presentato prima. Cosa che tiene bloccato P27? Bene, qualcosa che tiene bloccato P27. Per esempio, parlando in termini generali, di cosa potrebbe trattarsi? Un inibitore di P27 non consta che ne esista uno, il che non vuol dire rigorosamente che non esista. Oppure che altro? Sono tutti due nel nucleo? Agiscono tutte e due nel nucleo? Buona domanda. Sì, agiscono tutte e due nel nucleo, ma non è che stiano sempre nel nucleo. Quindi, di nuovo, potrebbe trattarsi di un problema di compartimentalizzazione sul cellulare. Però io non scarterei anche la sua idea. Il 27 lega anche qualcos'altro? Il 27 potrebbe legare qualcos'altro, sì. Ce n'è tanto, ma è occupato a legare dell'altro. D'accordo. Ci sono anche altre possibilità. P27 potrebbe essere lì, ma in qualche modo essere modificato, che so, da una fosforilazione, una acetilazione, da una metilazione, da quello che volete, che gli impedisce di legare efficientemente i complessi cicline CDK. È solo quando rimuoviamo P21 che, pur nella sua inefficienza, riesce ad entrare in gioco. Hanno tutte e due la stessa dimensione? Simile, P21 e P27, che sta per chilodalton. Bene, qui ce la siamo cavata abbastanza bene. Non sappiamo come stanno esattamente le cose, ma diciamo che ci sono delle ragionevoli spiegazioni, delle plausibili spiegazioni. Poi, se volessimo sapere esattamente qual è quella corretta, qual è quella o quelle corrette, ce ne possono essere più d'una che coesistono, dovremmo andare a fare degli esperimenti appropriati. Volevo chiedere, non ha portato, forse l'avete fatto, ma non ce l'ha portato degli esperimenti di localizzazione con la GFP, per esempio? Non li abbiamo fatti, li abbiamo fatti in altro modo, cioè di localizzazione con anticorpi diretti contro P21 o P27. Quindi quando si fa l'immunoprecipitazione e c'è l'interazione fra due proteine, quella basta come prova, diciamo, che le due proteine hanno interagito, o comunque devo sempre pensare a livello sperimentale di fare una con la GFP? Buona domanda. Allora, no, non basta. Il fatto di vedere che
coimmunoprecipitano non è considerata una prova rigorosa. Perché? Per tanti motivi diversi. Intanto devi verificare che questa interazione non avvenga nel controllo, magari semplicemente il P21 è stato precipitato insieme a CDK4 perché lega sempre le biglie e non ha nulla a che vedere con un legame biochimicamente reale nella cellula. Potrebbe anche accadere questo, che come tu suggerivi, che so, P27 e CDK4 siano in due compartimenti cellulari diversi. Quando però noi facciamo un lisato e mescoliamo insieme tutte le proteine della cellula, a quel punto interagiscono, noi le vediamo effettivamente che realmente coprecipitare, ma è un'interazione che non c'è in vivo nella cellula. Poi ci sono le interazioni spurie, poi ci sono i falsi positivi, eccetera, eccetera, per cui la immunoprecipitazione da sola non è considerata prova sufficiente. Che cos'altro si può fare? Tu dici una localizzazione... L'abbiamo fatta biochimica qualche lezione fa, la FRET. La FRET, ottimo, benissimo. Tecnica sofisticata, ma esattamente una di quelle più determinanti nello stabilire interazioni tra due proteine. Sapete tutti cos'è la FRET? Allora, lo riepilogo molto brevemente. La FRET consiste nell'avere due proteine di cui si vuole verificare la eventuale interazione, marcate con due fluorocromi diversi. Il primo viene eccitato. Se le due proteine sono molto, molto vicine, a meno di 20 nanometri l'uno all'altra, l'eccitazione del primo fluorocromo eccita il secondo, facendogli emettere una luce di una certa lunghezza d'onda. L'emissione di questa seconda luce indica che le due proteine sono molto, molto vicine, quindi che quasi certamente interagiscono, comunque coesistono in un luogo molto, molto ristretto. Potrebbe esserci, per esempio, una terza proteina e mezza, ma non molto di più. Altrimenti eccederemmo questo limite di, se non ricordo male, 20 nanometri di distanza. Poi ci sono altre tecniche per convalidare il legame tra due proteine, non entriamo in un campo abbastanza complesso. Ma c'è un'altra, l'ultima evidenza che vi volevo mostrare, è questa, un pochino più difficile da interpretare, nel caso non vi siate sentite sfidate abbastanza. Qui abbiamo quantificato P21 e P27 in lisati cellulari totali. Qui l'abbiamo fatto soltanto nell'immunoprecipitato con anticorpo anti-CDK4, cioè questi sono P21 e P27 associati a CDK4. D'accordo? E vedete come stanno le cose? Sono simili a queste. Effettivamente c'è molto più P27 che lega CDK4 di quanto di P21. Anche qui la quantità di P21 che lega i complessi che lega CDK4 è aumentata rispetto ai neoblasti, ai neotubi, ma aumenta anche P27, seppure non in questa stessa misura, e comunque di nuovo P27 legato questa volta a CDK4 è molto superiore a P21. E qui come ce la caviamo? Posso avanzare un'ipotesi, comunque queste vie sono delle amplificazioni di segnale. In ogni caso c'è sempre una sorta di... cioè conta anche la quantità, quindi proprio può essere genericamente codificato che il ruolo di P27 abbia un valore regolativo solo quando ha una certa quantità nella cellula, perché dipende appunto in che momento della risposta regolativa sta. Allora, potrebbe essere regolato, codificato genericamente, come dici tu, però da un punto di vista biochimico quale sarebbe il meccanismo? In che modo l'informazione genetica regola l'intervento di P27? Non so come spiegarglielo, cioè... Non so come spiegargli la mia ipotesi in modo più in italiano possibile, perché è come con la cascata delle caspasi. Man mano che si va avanti nella cascata aumentano pure delle quantità di queste molecole e c'è una regolazione alla base di questa quantità che è specifica. Quindi in base al tipo di risposta potrebbe esserci una cosa simile anche per quanto riguarda le chinasi. Non credo
che questo tipo di spiegazione si attagli a questo esperimento, perché qui stiamo fotografando una situazione fissa. Questi sono mioblasti e miotubi non alterati, miotubi non riattivati, quindi non c'è una situazione di modificazione progressiva, di intervento di nuovi meccanismi, è la situazione cosiddetta allo steady state, allo stato stazionario. Funzionano tutte e due come monomeri, che funzionano più del 7, come adesso più del 7 magari finalizza, quindi appare più maggiore la quantità semplicemente perché funzionano come dimmer, per esempio, a caso per un altro più basico. Teniamo questo suggerimento, sentiamo anche cosa dice Rosita. Mi è solo magari ci sono dei cambiamenti conformazionali. Reclutano magari più molecole. Allora, cambiamenti conformazionali di chi e di quale molecole stai parlando? Degli inibitori, cioè una volta che si associano al complesso permettano altri legami. Non riesco a immaginarlo. Sì, sì. Beh, no, dovresti immaginarlo. Prima di fare una proposta dovresti avere un modello in mente. Perché è solo a quel punto che la proposta ha un valore, no? Se no potremmo dire, beh, ma allora forse è l'elettricità ambientale, non è una critica la mia, è solo stimolarti a capire in che modo si ragiona in maniera rigorosa. Allora, direi che entrambi i vostri suggerimenti sono potenzialmente plausibili. Nessuno dei due ha elementi che lo suffraghino, a oggi noti, il che non vuol dire che siano necessariamente non corretti. È possibile semplicemente che ignoriamo dei fatti rilevanti. Cioè è possibile, come in maniera diversa entrambi avete suggerito, che in qualche modo le interazioni producano altre interazioni, che quindi quando precipitiamo CDK4, vediamo una CDK4 che interagisce con un primo inibitore, che questa inibizione provoca attragga altri inibitori e così via. Ora, oppure, come diceva lei, che questi possano dimerizzare, chissà multimerizzare e quindi formare delle catene magari attaccate a CDK4. Dicevo, di tutto questo non c'è evidenza. Se queste cose avvenissero, almeno qualcosa dovrebbe essere noto sul caso di tanti esperimenti che sono stati fatti. Non è che lo possa escludere in senso assoluto, ma non credo che questi siano gli elementi in gioco, i meccanismi in gioco in questo caso. Che cosa vuol dire non credo che? Voi potreste dire chi se ne importa di quello che credi o non credi tu. Ma in realtà quello che credo io ha una certa importanza, limitata. Il motivo è quello di cui parlavamo un po' di lezioni fa, è che io ho esperienza. L'esperienza non è infallibile, però è una buona guida. Io non riconosco un meccanismo simile ad altri, simile ad altri che conosciamo. Non mi sembra un meccanismo plausibile. Posso aver torto? Sì, sicuramente. Però a me queste ipotesi non sembrano corrette. Non è solo un fatto di esperienza, è anche un fatto di conoscenza di tante cose che non ho il tempo di dirvi. Non mi risultano polimeri, non mi risultano legami successivi al primo. Come dicevo prima, di solito la stichiometria è molto semplice, uno. Allora, perché diavolo P21 è così importante per inibire CDK4? Quando molto chiaramente, ecco i miei dubbi, c'è molto più P27 associato a CDK4. Magari dove si associa? Scusami? Dove si associa a CDK4. Cioè? P21 va proprio a inibire il sito catalitico. Anche P27. Però, se modificassi un po' la tua interpretazione di quello che hai detto, non saresti lontana dalla mia ipotesi, che non è detto che sia quella corretta. Tu volevi dire, mentre lei ci pensa sopra, che cosa volevi dire? Tu, mi sembrava che stessi dicendo cosa? Stavo pensando se sono stati fatti esperimenti con una minor quantità di P27 e cosa hanno portato.
E qui il P27 è solo endogeno. Ah, è inibendolo, inibendolo però solo parzialmente? Presumibilmente ne troveremo meno associato al CDK4, però non sarebbe molto informativo come spiegato. Siccome abbiamo le bile, per me, sì, certo. Il P21 è un più potente. È possibile. Non di meno. Sì, ma più potente in che senso? Cioè, magari il P27 riduce l'attività della chinosi, ma non è incentivato. Allora, di nuovo, in linea di principio è un suggerimento ragionevole, però non consta che le cose stiano così, cioè se P27 lega inibisce, così come P21. È più grande, quindi magari si lega peggio? No. Di nuovo, non c'è una chiara misura delle affinità di P21 e P27 per CDK4, però queste sono comunque proteine associate a CDK4, quindi l'affinità non c'entra, è a monte del risultato. È chiaro che c'è più P27 associato a CDK4, eppure rimuovere P27 da solo, l'abbiamo visto nel precedente esperimento, o perfino P27 insieme a tanti altri inibitori non riattiva il ciclo. Allora com'è che c'è tanto P27 legato al CDK4 ma anche se lo togliamo il ciclo non si riattiva? Per me c'è un'ipotesi semplice, ma non è che è implicato semplicemente in altri meccanismi oltre, ma il legame a CDK4, quell'aspetto mi devi spiegare, in che modo il legame a CDK4 comunque non è rilevante rispetto alla riattivazione del ciclo? Può essere che è legato a CDK4, legato alla ciclina di 1 e non di 3? Bene, generalizzo il tuo suggerimento, sono d'accordo con te. La mia ipotesi è che P27 sia legato o a CDK4 libera. Di solito la CDK4, le CDK sono presenti nella cellula in quantità superiori alle cicline. Quindi presumibilmente anche quando tutta la ciclina ha legato la CDK4 ce n'è ancora di libera. Questa potrebbe essere decomplessata con P27, ma P27 lega la libera. Quando noi precipitiamo con anti-CDK4, precipitiamo sia i complessi a 3 molecole, cioè di 3 CDK4 più 21, qualche altro sia invece complessi dimerici P27 CDK4. Allora l'ipotesi qui, la più semplice ipotesi che mi venga in mente, di nuovo la prima da verificare, prima di formularne di più complesse, quella che ha maggiore probabilità di essere reale, di corrispondere al vero, perché implica meno assunti non trovati. L'ipotesi più semplice che mi venga in mente è che sì, P27 è legato a tante molecole di CDK4, ma che queste sono o molecole associate a CDK4 associate ad altre cicline, quindi non rilevanti nel nostro sistema, solo quella associata a ciclina di 3 è rilevante, l'abbiamo dimostrato nell'esperimento in cui sottolineavamo di 3, oppure che sia addirittura associata a CDK4 libera. Quello che conta è che questo P21 è associato a veri complessi ciclina di 3 CDK4. Questo esperimento non ce lo può far vedere, quindi la mia è un'ipotesi, però è un'ipotesi semplice e plausibile e suscettibile di essere dimostrata naturalmente. Come fa? No, non ve lo dico. Ve lo dico un po' perché è tardi, un po' perché è un ragionamento che mi rendo conto è difficile seguire e riuscire a sviluppare quando si viene presentato la prima volta. Come posso fare a dimostrare la mia ipotesi, a verificare la mia ipotesi? Posso precipitare P27 e mostrare che viene giù solo CDK4, non anche ciclina di 3, oppure CDK4 e un'altra ciclina, ma non ciclina di 3, e che invece quando precipito P21 vengono giù esattamente ciclina di 3 e CDK4. Questo dimostrerebbe che P21 è quello che blocca quei complessi che abbiamo visto sono determinanti per il messaggio. Ci sono domande, passiamo ai punti notevoli.
le domande devono essere focalizzate. Stiamo ripassando tutto la terza parte del corso, cioè quella sui progetti di ricerca, come si formula, come si escogita, come si progetta uno studio e come poi lo si esegue e lo si porta alla sua conclusione. Le domande devono essere focalizzate in modo da suggerire strategie per dare risposte. Le domande, gli approcci sperimentali e la loro esecuzione vengono spesso modificati sulla base dei risultati ottenuti nel corso di una ricerca. Ecco, nel caso in questione, quando ci siamo accorti che i fattori di crescita non erano necessari, abbiamo dovuto modificare la domanda, abbiamo dovuto modificare il modello. I modelli, se chiaramente incompatibili con le osservazioni, devono essere modificati o abbandonati senza riluttanza. Non insistete a cercare di dimostrare che il modello è valido perché potrebbero riuscirvi altri 10 esperimenti compatibili con il modello originario. Ma voi sapete già che uno non è compatibile, quindi quel modello non può essere vero in senso assoluto. L'interpretazione dei risultati dipende in larga parte dal punto di vista dell'osservatore. Abbiamo detto tante cose su questi risultati e potremmo stare qui un altro paio di lezioni a trarre conclusioni diverse o ipotesi diverse da questi stessi risultati, senza aggiungere neppure una diapositiva. Avete visto quanto abbiamo discusso su una piccola parte dei risultati che vi ho presentato. E quindi tenete presente che i risultati, ancora una volta, molto spesso non parlano da soli, li dovete interrogare con intelligenza.